27. Diretta. Eterna bambina. È vero. Allora, da bambine sì. A scuola ci scambiavano sempre. Sì, da bambine. Aspetta, cos'è che avevo pensato? Ma questa è la taglia. Oddio, cuida. Che non è mai a casa, quel lavoro che fa è sempre in giro 7 mesi all'anno, sta a casa un mese e poi riparte, quindi a casa non c'è mai. Qualcosa che mi dà fastidio. Niente. Insomma. Che è un po' testarda. Un po' tanto. Non si convince facilmente. Quando aprirà il suo canale di viaggi ve lo dirò. mi sento famosa anch'io. No, ma non litighiamo tanto, da bambine litigavamo di più. No, adesso no, no, non più. Che anche se è distante tanti mesi, però è come se non se ne andasse mai. Cioè, se abbiamo un rapporto che effettivamente è come se stesse sempre qua, anche se è via. È vero, concordo. È vero. Sì, ma tu approvi sempre quello che dico io troppo facile. Beh, così è. Più semplice per me, no? No, no, io non ho un certo preferenza. Anzi no! A scuola! Quando facevamo i temi, che non volevo mai che guardasse i suoi temi, io mi sporgevo e guardavo quello che lei scriveva e lei si arrabbiava e capiva il tema che stava facendo. Io non volevo scherzare. Non c'è uno scherzo preferito che io mi ricordi, che facevamo, che facciamo. Allora, il mio è quando tenevamo un diario unico in due, che un giorno una scriveva una cosa e poi lo passava all'altra che scriveva anche lei delle cose, anziché avere un diario per se stessi avevamo un diario in comune che praticamente parlavamo attraverso questo diario. Avete preso Terry e Maggie? No, non era Terry e Maggie, no, era più per i problemi di cuore. Ok, io non lo ricordavo più questa cosa. Comunque, ricordo preferiti insieme tutte le volte che da piccoli ci trovavamo a giocare, che ci divertivamo, andavamo a fare le scampagnate in montagna, andavamo a Gardaland, tantissimi Gardaland. Ricordi insieme, tantissimi. Beh, questo è un po' difficile, adesso che noi non siamo sorelle, però possiamo dire che la vita in qualche modo ci ha fatto diventare sorelle anche se non lo siamo di sangue. Ecco, questa per lei è facilissima. Io non dovrei più fare idea, nel senso che a lei gli piace la musica del momento. Non ti piace? Non lo so neanche io, dire la verità. Il mio cantante preferito. Infatti. Il mio? Il tuo, credo, se non hai cambiato negli ultimi anni, Laura Pausini? No? Qual è? Qual è il mio cantante preferito? Non lo so. A parte Cristina D'Avena. Oh, ovvio! Io non la consideravo tra la cerchia di cantanti famosi, insomma. Ok, Cristina D'Avena. Cristina D'Avena. Fa anche i concerti, ovviamente, giusto, Cristina D'Avena. Appunto, fa i concerti, quindi è un cantante a tutti gli effetti. Sento forse. Lei è sempre in ritardo quando ci troviamo, quindi ho scontato che lei... Beh, ultimamente non sono tanto in ritardo. No, ultimamente no. Ah, ecco. E forse devo lavorare, ti ha messo gli orari. Esatto. Io pensavo lei comunque. Impossibile, sono svizzera quando arrivo. Vabbè, però non so che ora inizi a prepararti. Io mi inizio a preparare sempre tardi. Anch'io. Beh, mi preparo in anticipo e sono pronta in anticipo. Io mi preparo tardi all'ultimo momento. Quindi è ovvio che facciamo i 5 minuti di ritardo ogni tanto.
Beh, prendo cani fino a qualche anno fa. Adesso ho il gatto, quindi dico cane e gatto. Io... Lettino, sapevo. Io salverei le foto, perché penso che la memoria non sia attendibile. Anch'io salverei le foto. Ti giuro, salverei le foto perché è il computer con le foto. È il costume di Sailor Venus. E cosa salveresti? È il computer dove ho tutte le foto. Eh sì, perché ho tante foto che non stampo più. E quindi sono tutte nel computer o nell'hard disk. Quindi salverei queste cose. Beh, così ne sono dei tre. Un film romantico con un po' d'azione che sia anche un po' thriller. Oddio. Commedia. iPhone forever, anche se anch'io. Il tuo film preferito? V per Vendetta. Film preferito? Pearl Harbor. Io ho tutte amiche che guardano Pearl Harbor. Pearl Harbor o Top Gun. Oddio, che quest'anno che mangiavo. Beh, adesso non lo faccio più, però fino a qualche anno fa intingevo le patatine nella Coca-Cola. Patatine normali, perché c'è nella Coca-Cola prima di mangiarle. Sì, è vero, confermo, l'ho vista più di qualche volta. Io niente di strano, niente di... No, oh, ma niente di strano. Sono una solita. Beh, cioè, fondamentalmente lo sport. Certo, è l'interesse che tutti i giorni. Sì, pratichiamo molto sport, tutte e due. Sì, sì, soprattutto lei. Esatto. Proprio dalla mattina alla sera non fa altro che correre, bicicletta, palestra nuoto. Io nuoto proprio, certo. Così. E basta, lo shopping. Diciamo che lo shopping è meglio dello sport. Ultimamente non guardo molto la TV, devo essere sincera. Uso molto il computer, quindi no, preferisco film, telefilm, programmi TV come programmi TV non ne ho. Non sono una che guarda molta TV, per niente. L'unica cosa è Beautiful, 100 vetrine. Lo so che non è bello, però... Me la taglio questo. Però... No, film, telefilm, adesso sono al periodo True Blood. Devi vederlo. Forse qualche volta, magari in occasione di carnevale. Mi hai trovato tu? No. Possiamo farlo adesso. E quando ci va? Finito. Si è finito. Oddio mio, taglio un sacco di parti, mi raccomando.